Innanzitutto vorrei ringraziare Gianteo, Stefania e Maria Teresa. Intanto per essere qui, per aver dato alla CISL questa opportunità. Opportunità di una nuova sede in questa comunità, perché partiamo da un presupposto. La presenza di una sede sindacale in una comunità, secondo il nostro punto di vista, significa garantire la legalità, garantire un presidio di legalità, garantire un presidio di diritti. E questo oggi la CISL lo fa grazie appunto alla famiglia Tamburini. E questo è il primo aspetto che dobbiamo riconoscere. I servizi. Questa è una sede che fornirà servizi, i servizi della CISL, innanzitutto ai propri associati, ma poi all'intera comunità di Venosa. Servizi di assistenza fiscale, di assistenza previdenziale, i servizi assicurativi, sicuramente, ma pian piano noi amplieremo la nostra offerta di servizi. Già cominciamo con un servizio di presenza, di tutela ai consumatori, che è un altro piccolo tassello a cui se ne aggiungeranno altri in una terra che ha bisogno appunto di certezze, di legalità, ma ha bisogno anche di tutele, e per tutele mi riferisco ai lavoratori dell'agricoltura, ai lavoratori metalmeccanici, ai lavoratori della scuola, per esempio, cioè tutta una serie di lavoratori che sono qui presenti in questa città e che hanno, noi riteniamo, bisogno, a cui noi possiamo offrire servizi di rappresentanza, magari consigli, ma soprattutto un luogo di confronto, un luogo di dibattito, perché questa vorremmo diventasse anche una sede di confronto, dove è possibile confrontarsi anche sul piano politico, perché una presenza sindacale in una città, in una comunità come quella di Venosa, significa anche la possibilità di aprire un dialogo con l'amministrazione comunale per migliorare, per evidenziare quali sono le deficienze dei servizi che la comunità, che l'amministrazione comunale offre alla comunità. Quindi i luoghi del dibattito. Una sede sindacale è un luogo del dibattito. Tutto questo riusciamo a farlo perché c'è una coesione, c'è una capacità di mettere insieme forze ma anche volontà. E questo è il caso più specifico, la volontà da parte nostra ma anche da parte di persone che abitano qui e che offrono la loro collaborazione proprio per questo. Io vi ringrazio tutti, innanzitutto voi e poi tutti coloro che siete qui, che avete voluto onorarci per questa inaugurazione. Grazie. Sei largo delle tue benedizioni a quanti nell'ambito della ricerca tecnica e scientifica si sforzano di operare con coscienza retta e illuminata. Concedi a questi tuoi figli di saper individuare con il tuo aiuto valide soluzioni teoriche e pratiche per mettere il frutto della loro creatività a servizio del bene comune. O Dio, Padre di bontà, che ha reso ogni uomo responsabile del suo prossimo perché il fratello aiuti il fratello, manifesti la sua benevolenza a quanti lavorano in questo luogo e a tutti coloro che vi entreranno. O Signore, manda dal cielo il tuo santo angelo a benedire, confortare, proteggere tutti coloro che lavoreranno in questo luogo. Allontana tutti gli spiriti del male, le gelosie, le invidie, le cattiverie, perché sani nel cuore,
sani nell'anima e nello spirito e nel corpo, noi possiamo sempre, costantemente, rendere lode a te, che sei il nostro Salvatore e il nostro Redentore. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Amen. Benissimo, alla benedizione prima sono le due responsabili, Maria Teresa, Stefano più fettino qui. Ok, anche su di voi una benedizione che siete voluti venire qui. Adesso benediciamo questo nastro che simboleggia la nostra Italia, il verde della speranza, il bianco della purezza dei nostri sentimenti e il rosso del sacrificio che noi dobbiamo mettere in ogni cosa. Andiamo? Via, insieme! Uno, due e tre, bravi! Andiamo insieme, solo voi due, solo, vieni anche tu, voi due, venite anche voi due. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. Dovunque giungerà quest'acqua, porti pace, salvezza e benedizione.